caos e tante ore da passarci sopra. L'ultimo che scende si porta a casa 2000 euro in contanti. Signori, 2000 euro in contanti sono qui. Prima di iniziare, qualcuno vuole dire le ultime parole? Signori, vi presento le protagoniste di oggi. Perfetto, tutti avevamo capito le regole e quindi era giunto il momento che ognuno scegliesse la propria moto. Ovviamente, ragazzi, la moto più grossa, quella centrale, me la prendo. No, è la più figa, io la voglio. Ragazzi, calmi, ho organizzato io la challenge, quindi No, dai. Io la voglio, ma che vuoi? Tutti vogliamo la moto più grossa, chi pescherà il bastoncino più lungo se la potrà tenere? Joe, vai. La scelgo io, questa al centro. Ok. Io scelgo questa. E indovinate un po' chi aveva il bastoncino più lungo? Qualcuno ha vinto, eh? Lo sapevo, la moto doveva essere mia. È truccato. È ufficialmente arrivato il momento, indossate i caschi. Ora potevamo ufficialmente cominciare. Avevamo un'ora libera a disposizione. Un'ora in cui ci saremmo divertiti come pazzi. Signori, potete ufficialmente partire, let's go! Oh, che figata, è bellissimo. Regà, l'esperienza di portare un cross è un qualcosa di incredibile. Ma ci stavamo divertendo veramente. È una figata. Ma la prima ora era ufficialmente passata. Quindi era giunto il momento della prima sfida. Una vera e propria gara di velocità. Questo è tutto il percorso che dovremo fare. Partiremo da qui e dovremo raggiungere il traguardo. Nessuna regola avrebbe vinto il migliore. 3, 2, 1, partite! Il delirio, ha già dato un male a moto. Joe rischia di schiantarsi contro un albero e di cadere. Devo recuperare. Io avevo paura di farmi del male. No! Esattamente, quel figlio di una buona madre di Joe mi ha tagliato la strada e non mi ha permesso di passare. Ma non è giusto! Non è giusto, regà! Non mi faceva passare! Non è giusto! Ho avuto problemi con il motore che sbandava! Va bene, ragazzi, è stato un bravo, quindi complimenti, Joe. Te lo sei meritato questo punto. Senza neanche accorgercene, erano passate un paio d'ore e la stanchezza si cominciava a sentire. Raga, non ce la faccio più a stare su sta moto. C'è il sedere quadrato, mi fa male. E poi ho pure fame, mamma. Raga, è terribile, c'è un sole assurdo e sto morendo di sete. Ho fame e sono stanca, voglio scendere. Ragazzi, state tranquilli perché lo staff di questa challenge mi ha appena comunicato che ha nascosto delle provviste per tutto il campo. Come? Il primo che le trova potrà mangiarsele. Let's go! Ovviamente nessuno sapeva dove fossero nascoste queste provviste, ma vi lascio immaginare. Siamo tutti affamati! Vogliamo il cibo, dobbiamo trovarlo, let's go! Devo trovare assolutamente questo cibo, raga, non posso non mangiare. Ma dov'è il cibo? Dov'è il cibo? Io ho fame! Oddio! È là! Moto, lo prendo! No, ma come faccio a prenderlo? Raga, ma è possibile? Tutti trovano cibo, io no! Ed è un'ora che cerco, ma non riesco a trovare nulla, nulla! Qui c'è qualcosa, no! Ma raga, è pericolosissimo! Sotto una montagna. Una parte super pericolosa da raggiungere con una moto. Ma dinanzi a me avevo due scelte. La A, 2000 euro di vincita. In quella giornata avrei potuto fare il jackpot. La B, arrendersi e morire di fame. Cavolo, io lo sapevo, sono degli infami. Ok, posso farcela. Con i freni posso arrivarci, ok? Come faccio? Ma dove è altissimo? Forse c'è un'idea. Aspetta. Ma chi è che l'ha messo lì? Raga, qui non c'è nulla. Io ho troppo fame, non resisto. Vado a cercare da qualche altra parte. Ci vediamo dopo. In quel momento, raga, dalla telecamera non rendeva. La montagna era veramente, ma veramente tanto ripida.
Oddio, ok, che faccio? Ok, che faccio? Allora, vado di qua. Oh, faccio così, oh. No, raga, scivola la moto. Ok, posso farcela. Ok, perfetto, ce l'abbiamo. No, oh, oddio, ok. Ok, allora, c'è una ripidità incredibile. Ok, devo far tipo così. Oh, shit, bro. Aspetta. Ah, ce l'ho! Ce l'ho! Madonna, ce l'ho! Sì! Oh, raga! Ho trovato una carota! Ok. Ma fermi un secondo, secondo voi i problemi erano finiti lì? No. Non mi abbandonare, dai! Ce la fa! La moto non ce la faceva! Signori, si è spenta la moto, che devo fare? Non posso scendere. Ok, allora calma. Gli snack e il succo! Modo sì! C'ho una sete incredibile! Ah! Che sete! Che buono! Che buono, che buono! Oh mio Dio! L'ho trovata, sì! Sono troppo felice! Sono affamatissima! Fatemi mangiare questa carota in santa pace! Oh mio Dio, con tranquillità la buona! Se per caso in quel momento fossi scivolato o fossi caduto, per me non ci sarebbe stato scampo. Sono tutto sudato, regà. Ce l'ho fatta. E ora abbiamo i nostri biscotti alla Coca-Cola. Ce l'ho fatta. Raga, non ce la faccio più. Siamo da 6 ore su questa moto e mi fa male il sedere. Basta. Ho la colonna vertebrale a pezzi, raga, ve lo giuro. La schiena mi fa un dolore che non avete idea. Qua è impossibile restare più di qualche ora qua. Ho troppa sete, non ce la faccio più. Questo caldo mi sta distruggendo, sono tutta sudata, tutta. Ho bisogno di bere, non ce la faccio più, raga. E la carota non mi è bastata per saziarmi. Questo riposo però sarebbe durato molto poco, perché dopo l'ottava ora è successo questo. Concorrenti, complimenti. Avete raggiunto l'ottava ora. Sappiamo che siete stanchi e sappiamo che non resisterete ancora per molto. Infatti vogliamo decretare il vincitore di questa challenge. Siete pregati di venire nel campo centrale per la sfida finale. Esatto, la sfida finale, l'ultima prova che avrebbe deciso il miglior motociclista. La sfida era semplice, bisognava provare a salire fino a prendere la bandana. Il primo che ce la faceva dopo una giornata così estrema poteva ufficialmente portarsi i 2000 euro a casa. Si siete pronti? Io via si parte! 3, 2, 1! Fermi! La catena! Come la catena? Guarda! Come è possibile? Come è possibile? Una volta iniziata la sfida, a Joe gli si spezza la catena della moto. Si è rotta! Come si è rotta? Ora ditemi una cosa, come fa a rompersi una catena da fermo? Solamente a uno come Joe poteva succedere. Braccio! Raga, gli si è spezzata la catena del motore! No! Ora. Joe, mi dispiace. Cosa? Me la vai a comprare? Adesso tu me la compri, così continuo, no, no, ok? No, Gio, no, mi dispiace, le regole sono regole, mi dispiace. Non vale. E soprattutto hai lasciato la moto! Ma non vuol dire niente, guarda! Mi dispiace, Gio, sei ufficialmente squalificato! Le regole erano regole, Joe aveva abbandonato il suo veicolo e quindi era squalificato. Non tutti i mali erano venuti per nuocere, quindi il fatto che a Joe si rompesse la catena ci aveva portato più bene che male. Dai Joe, a casa, prendi pure la moto e vai via. È finito. Vabbè, non è che ti devi arrabbiare solo perché hai perso i soldi. Zitto. Ma ora non perdiamo altro tempo. La sfida era ancora aperta. Me contro Giada. Una donna contro un maschio. Scrivete nei commenti chi secondo voi si aggiudicherà questa sfida. Giada, a questo punto è rimasta una questione tra me e te. Lo so, Crazy, questa sfida la vincerò io, ne sono sicurissima. Io direi che chi prende quella bandana si porta a casa i 2000 euro. Va bene. 3, 2, 1. Accelera! E partì così subito la sfida. Per prima cosa la moto decise
decise di abbandonarmi. Così trovai subito un'altra soluzione per aggirare la montagnetta. Ok raga, posso prendere di qua. Dai. Non ce la fa. Oddio, come si arriva lassù? È impossibile. C'è un leggero problema, Giada. Anche tu hai sto problema? Sì, è troppo orribile. Lo so, ma io devo vincere. Ci riprovo. No, si spegne. Ma mentre ero lì impegnato a scavalcare il mio bel masso, Giada stava facendo il suo sporco gioco. Ragazzi, ce l'ho fatta! Ma com'era possibile? Una donna che batteva un uomo mi aveva battuto! No, fermi un secondo! No, fermi! Io voglio vedere il replay, è impossibile che ce l'abbia fatto! Oh, raga, ma ce l'ha fatta veramente! Mi sei fatto battere da una femmina! Stai zitto! No, ragazzi, seriamente, aspettate un attimo. Aiuto! Io adesso riguardo la clip e vediamo se ha barato, perché è impossibile che ce l'abbia fatta. Sì, ma Giada... accetta la sconfitta e stai zitto! Raga, Giada, non è la prima volta che porta una moto! E così, umiliato dalla mia stessa fidanzata, incredulo che lei avesse vinto, accettai la sconfitta. Ha vinto ragazzi, ho ricontrollato, sono tuoi. Grazie. 2000 euro contanti. Grazie. Da questa mattina alle 8 siamo qui su un motocross e dobbiamo dirla tutta. Giada è la vincitrice, cioè non ce l'aspettavamo. Finalmente ho vinto. Aspetta, Giada, dammi 50 euro per la catena, dai, me la devo andare a comprare, no? Va bene, ok. Grazie. E voi avreste mai scommesso su Giada vincitrice? Scrivetelo nei commenti.